Fra Wanda Nara e Mauro Icardi è ritorno di fiamma, ma lei ci ripensa e si ributta fra le braccia di Elegante. Wanda Nara e Mauro Icardi ci sono ricascati, si sono riavvicinati, ma poi, purtroppo per il calciatore, la showgirl argentina è tornata dal rapper Elegante ufficializzando il nuovo legame. Continua la telenovela Wanda Nara e Mauro Icardi, per la gioia degli appassionati di gossip. Fra la showgirl argentina e il calciatore c'è stato l'ennesimo ritorno di fiamma, dopodiché lei ha cambiato improvvisamente idea e ha ufficializzato il suo nuovo amore. Il ritorno di fiamma fra Mauro Icardi e Wanda Nara, solo una breve parentesi. Cosa è accaduto questa volta fra Mauro Icardi e Wanda Nara? È accaduto che lui si è recato in Argentina per fare visita ai figli e fra lui e Wanda è nuovamente scoppiata la passione, tanto che Mauro ha finito per condividere delle immagini di lui e Wanda a letto insieme. Sfortunatamente la Nara ci ha ripensato ed è tornata fra le braccia del rapper Elegante, suo flirt del passato che ha ripreso a frequentare qualche tempo fa, per la precisione quando ha detto ai suoi follower che con Icardi era finito tutto. Per essere più convincente è apparsa sui social insieme alla nuova fiamma. I due si sono mostrati mentre si scambiavano baci e dichiarazioni d'amore e si dicevano ti amo. Nel frattempo, Mauro Icardi, che si era infortunato al ginocchio durante una partita contro il Tottenham, ha appreso di essersi rotto il legamento crociato anteriore, il che significa che per lui la stagione calcistica è finita. Ora, tristi per la sorte del loro beniamino, i suoi fan hanno accusato pubblicamente Wanda Nara di non essergli stata vicino. Naturalmente la showgirl non ha apprezzato i commenti e ha deciso così di pubblicare una parte di una chat privata con l'ex marito in cui gli augurava una pronta guarigione e gli diceva che poteva sempre contare su di lei. E tuttavia nello stralcio di conversazione c'era anche una dichiarazione d'amore di Icardi, che chiedeva a Wanda di dargli un'altra possibilità. Ecco le parole del calciatore. Il mio unico obiettivo è vivere la mia vita in pace, godermi la mia vita, godermi la mia famiglia, godermi i miei figli, godermi tutto ciò che abbiamo ottenuto e costruito in questi anni e nessuno ci ha mai regalato nulla. Rispetta te stessa, valorizzaci e lasciaci essere felici. Te lo ripeto di nuovo, voglio tutto questo insieme alla donna della mia vita, insieme alla donna che amo più di ogni altra cosa in questo mondo. Sei la mia debolezza, sei la mia forza, sei la mia bella principessa che amo e come ho promessa tua nonna il giorno del nostro matrimonio, mi prenderò cura di te per sempre. Povero Mauro Icardi. È proprio vero che piove sempre sul bagnato.